preparazione prima sì. di questa partita, disponibilità, indisponibilità e disponibilità parziali. Allora, indisponibili sono Mancini, Drolet, che insomma speriamo di riavere presto. Non vogliamo, ecco, mettere assolutamente fretta Junior, che sta lavorando bene, e credo che insomma se tutto va come deve andare, insomma tra una decina di giorni può cominciare a lavorare anche parzialmente con la squadra, quindi per noi sarebbe un recupero importante. Non c'è Zapata, non c'è Zavan, il resto sono tutti a disposizione. Jos andrà a giocare con la Primavera, e parzialmente insomma solo perché si è allenato negli ultimi 3 giorni, però ha recuperato Guberti, che sta bene, quindi è con noi a tutti gli effetti, va bene così. Senti, e che cosa di Frosinone, cosa temi di più? Ma allora, il Frosinone è una squadra molto forte, la stessa squadra, insomma, la maggior parte della rosa è la stessa che ha vinto 2 anni fa il campionato e che lo scorso anno ha fatto bene in Serie A. Ha un organico quindi molto importante per la categoria, è una delle favoritissime, ha uno staff tecnico importante, con grande esperienza, quindi ha tanto da dare alla squadra, una società forte alle spalle. E quindi credo che abbia tutte le carte in regola per dover essere considerato un avversario difficilissimo. Del resto questo campionato ce l'ha detto, insomma, è all'insegna dell'equilibrio, tutti possono vincere con tutti, e proprio per questo ogni partita diventa assolutamente dura e da interpretare nel migliore dei modi. Il Brescia ha maciullato il Cittadella, che sembrava inarrestabile, è una delle partite che ci danno anche il senso di questo campionato, il grandissimo equilibrio che c'è. Quindi proprio per questo ogni partita non è mai scontata e quindi diventa difficile. Da quanto dici, il Frosinone è forte, però può succedere come il Brescia va a vincere in... Certo. Quindi è difficile, ma è una partita come... No, quando dico che è difficile per il Perugia, ma è difficile anche per il Frosinone. Cioè, questo è il messaggio che deve essere chiaro. Cioè, noi abbiamo giocato in caso fuori contro squadre più o meno blasonate, squadre che sulla carta dovranno occupare le primissime posizioni. Penso al Cesena, penso al Bari, e magari altre sulla carta impegni meno difficili, e invece sono state tutte uguali. Ci abbiamo fatto molto molto bene con quasi tutte, abbiamo stentato un po' di più magari con la SPAL, quindi a noi ci ha dato un grande messaggio questo campionato, grande equilibrio, non dover mai temere nessuno, ma non sottovalutare nessuno, quindi ogni partita è una gara difficile per noi come per gli altri, ovvio. Questa prima vittoria, al di là dei 3 punti, che cosa ha dato alla squadra, all'allenatore, una maggior consapevolezza, una spinta, non so? Ma è ovvio che ci ha dato iniezione di fiducia, perché insomma, senza tanti giri di parole, quando giochi bene e non vinci, insomma, non è il massimo. Quindi tanta voglia di continuare a giocare bene e soprattutto a raccogliere punti, perché poi alla fine sono quelli che ti fanno vivere meglio la settimana. Quindi non dimentichiamo assolutamente quello che è stato il nostro percorso fino ad oggi e le tante partite, purtroppo le 5 partite che ci hanno lasciato un segno, spero indelebile, perché dobbiamo avere sempre in mente il grande magone che ci ha accompagnato in ogni fischio finale. Quindi il grande rammarico di quelle partite ci deve accompagnare per una sensazione che non vogliamo più rivivere. Quindi bisogna continuare a lavorare, a crescere tanto, a migliorarci nei nostri difetti. Ci stiamo conoscendo, stiamo sempre di più, credo, entrando in sintonia tra tutti, insomma, i componenti della squadra, nel conoscersi tra di loro, il fatto che tanti giocatori magari sono arrivati e abbiamo dovuto aspettarli un po', come giustamente insomma, era
preventivabile. E alla fine dico che il nostro percorso ci ha mandato dei messaggi, ma soprattutto ci ha fatto capire che il lavoro, alla fine ci può portare a ottimi risultati. Abbiamo lavorato tanto, però lavorare bene e sprecare è frustrante. Lavorare bene e ottenere è esaltante. Quindi non vogliamo uscire più dal campo frustrati per un qualcosa che ci è stato tolto o che non siamo stati in grado di catturare, e invece magari goderci dei bei momenti, perché credo che per quello che questi ragazzi fanno in settimana, alla fine insomma il giusto premio sia un bel riconoscimento, ecco. Hai parlato di messaggi che ci hanno mandato queste sei partite, no? C'è anche da tener conto del Frosinone come una squadra sicuramente meno dell'anno scorso e di due anni fa, meno agonistica, però comunque sempre forte fisicamente, che fa dell'agonismo comunque soprattutto in casa, un marchio di fabbrica. Allora, questi messaggi stai elaborando anche tu, diciamo, per affrontare questa partita, una via di mezzo tra il Perugia del primo tempo con la SPAL e il Perugia arrembante delle altre partite? Diciamo, il tuo approccio sta cambiando, oppure stai affinando qualcosa dal punto di vista tattico con i tuoi, senza che ci spieghi esattamente quello che farai? Ho capito benissimo la domanda. Ma il Frosinone innanzitutto è una squadra che ha cambiato un po' la mentalità che ha avuto negli ultimi anni. Hanno lavorato 4 anni consecutivamente con lo stesso allenatore ed era una squadra sempre molto solida, molto fisica, molto agonistica, insomma molto quadrata, una squadra che concedeva magari poco allo spettacolo, ma era sempre molto solida. E Marino ha portato qualcosa di nuovo, innanzitutto il modulo, ha giocato spessissimo con il 4-3-3, cerca di più la manovra, è una squadra che rispetto al passato gioca di più, non credo abbia perso le caratteristiche agonistiche, quelle insomma i giocatori di temperamento, insomma se ce le hanno insomma quelle caratteristiche lì. Noi stiamo crescendo e siamo alla ricerca ovviamente dell'equilibrio, no? Delle grandissime prestazioni che facevamo magari non accompagnate da risultato finale per episodi e magari di una prestazione. Io ho detto l'altra sera, passa sottotono per quello comunque sia a cui siamo stati abituati in queste prime 5 giornate, cioè sono state sempre 5 partite, le prime 5 ovviamente sempre dominate dal punto di vista del gioco, con noi che abbiamo creato sempre molto molto di più dei nostri avversari, però quel poco che abbiamo concesso l'abbiamo sempre pagato tantissimo. La partita dell'altra sera è stata una partita meno spettacolare, è stata una partita dove abbiamo concesso praticamente nulla, se non un calcio piazzato nel secondo tempo, insomma in mischia. Non abbiamo creato tutte le occasioni che abbiamo creato l'altra volta, questo sicuramente, però siamo stati più cinici, quindi riuscire a trovare il giusto mix tra l'essere belli ma concreti e quindi diventare una squadra estremamente forte. Stiamo cercando di arrivare a questo. È un percorso che abbiamo intrapreso, speriamo di arrivarci il prima possibile, significherebbe toglierci delle belle soddisfazioni. No, l'ultima partita sono 2 partite, secondo me, no, una, quella spari, perché una sì. È il primo tempo e una è il secondo. Cioè, il Perugia che c'hai in testa tu è quello del primo tempo o quello del secondo? No. Perché quello del primo tempo ha anche la questione tattica, dire, la ripresa 3. Allora, ecco. Voglio spiegare una cosa. Perché sono 2 partite diverse. Quindi. Sì, io ho parlato sempre all'inizio, no? Nel dire. Non mi interessano tanto i numeri quanto il modo in cui noi occupiamo il campo, lo spazio. È ovvio che cerchiamo di farlo in base alle caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. Quindi se ho un centravanti d'aria preferisco portargli rifornimenti in area di rigore, magari con cross, insomma con situazioni che lo possono mettere nelle migliori condizioni. Se ho dei contropiedisti magari tenderò a difendermi più basso, questo in generale. Con questi uomini che ho a disposizione ho cercato di costruire un modo
di lavorare, un modo di ragionare che possa essere calzante a loro, mettendoli il più possibile ognuno nel ruolo in cui possono rendere al massimo. Le risposte che ci ha dato il campo è stato evidentemente che noi in un certo modo ci esprimiamo alla grande, in un altro abbiamo fatto più fatica. Poi dopo ci sono delle situazioni contingenti che non riguardano purtroppo solo l'aspetto tecnico, ovvero se non abbiamo difensori centrali qualcosa dobbiamo cambiare, se non abbiamo esterni d'attacco non possiamo andare a sbattere contro il muro, cioè non mi reputo l'allenatore integralista che per forza deve far quello, mi reputo uno che cerca di guardare e di trovare la strada più utile in quel momento lì. L'altra sera sapevo che la squadra avrebbe magari avuto un pizzico di timore nell'approcciare la partita. Non avevamo esterni d'attacco che potessero reggere i 90 minuti, non avevamo i cambi come esterni e allora ho preferito partire in una maniera un po' più solida. Ovviamente sapevo che non sarebbe stata la stessa espressione di sempre, però volevo dare un po' più di certezze, dare un po' più di tranquillità alla squadra all'inizio e magari tornare ad esprimerci come potevamo a partita in corsa quando il minutaggio dei nostri giocatori potevano a quel punto insomma cambiare le sorti dell'incontro. Quindi è andata bene, ma non fosse andata bene non mi sarei pentito della scelta fatta, perché è stata anche condizionata dallo stato di forma, dallo stato fisico proprio di salute dei miei giocatori. Insomma, non posso esporre giocatori che non stanno al 100% ogni volta a tirargli il collo, specie in certi momenti. Che dubbi hai? Ma questa volta ne ho veramente tanti, perché stiamo recuperando, e ne sono contento, moltissimi giocatori, soprattutto che si avvicinano a una condizione ottimale. Ha fatto molto bene a Campora, che sia con Lentella che nell'ultima partita è entrata, ha fatto bene e lui ci può portare tanto, perché ha caratteristiche diverse dagli altri centrocampisti. Abbiamo recuperato direi al 100% Guberti, Buonaiuto, Nicastro, tra poco arriverà anche Drolè, quindi siamo contenti di avere tanti giocatori che stanno bene. Anche dietro ci sono tanti giocatori che si equivalgono come prestazioni, come valore. Cercherò insomma di scegliere anche in base a qualcosina che magari potrebbero cambiare loro, gli uomini migliori proprio per questa partita. C'è un dubbio anche tra Chiosa e Di Chiara? No, gioca Di Chiara. No, perché Chiosa secondo me ha fatto molto bene e si sta allenando molto bene. Credo però che bisogna trovare anche un po' di continuità. Gianluca è arrivato, ha fatto il suo percorso giusto, quindi si è messo lì, ha lavorato bene. Quando poi ha trovato spazio ha fatto ottime prestazioni. Ora che ha continuità vogliamo dargli spazio. Insomma, credo molto in lui, come credo molto in Chiosa, quindi come credo in Alassane. Abbiamo la fortuna di avere tre terzini sinistri molto, molto bravi. E sono sicuro che nell'arco del campionato ci daranno tutti una grossa mano. Una cosa che ha sorpreso le settimane scorse è arrivo a Nicastro, cioè segna Bianchi nel derby e non lo fa giocare la partita dopo perché deve recuperare. Adesso Nicastro fa due gol di fila e dice e non gioca. No, innanzitutto sono molto contento di Nicastro, perché come ho detto l'altra sera ne avevamo già parlato tempo fa con il direttore, è stata una sua idea. Io lo conoscevo perché è un giocatore che avevo seguito anche in passato, mi piaceva molto, quindi quando c'è stata questa possibilità insomma l'abbiamo avallata, abbiamo cercato di perseguirla. Poi lui aveva fatto molto bene all'inizio col Pescara in ritiro, quindi c'era la possibilità che rimanesse lì. Dopo c'è stato questo piccolo infortunio che lui ha avuto, che un attimo ha rallentato un po' questo percorso. Sono contento soprattutto perché lui credo che identifichi quello che mi piacerebbe, insomma, che lo spirito di questa squadra. Un giocatore molto umile che si è messo al servizio dei compagni, al servizio di tutti, che ha grandi qualità ma anche la giusta fame, perché magari arriva da categorie inferiori, quindi ha grande voglia di imporsi. Credo che la grande voglia di far bene, di mettersi al servizio degli altri, di quella sana, dico io,
in senso positivo ignoranza, ci deve accompagnare veramente tutto il nostro campionato, perché una squadra forte che riesce ad avere anche questo aspetto caratteriale credo che possa fare veramente ottime cose in questo campionato. Mario, mister? Posto? Intanto non mi rispondo. I ballottaggi. Sì, sono tanti i ballottaggi. No, i ballottaggi... non facciamo rivoluzioni, è ovvio, cioè, sto cercando anche nel tempo di dare continuità a un gruppo solido, però è ovvio che ci sono un paio di situazioni che, ripeto, che mi porterò il dubbio penso fino a domani mattina, perché li ho visti bene, li ho visti, ecco, la scelta è difficile proprio perché non c'è stata diversità nel vivere la settimana, nell'approcciare le partite, quindi sono tutti giocatori che in questo momento si equivalgono, quindi saranno scelti magari per caratteristiche o proprio per la partita. Però la difesa è scelta. Sì, la difesa, sì, insomma, la stessa dell'altra volta. Abbiamo visto Lezzi un pochino fisicamente forse sottotono, anche poi anche a Chiavari non lo aveva impiegato per sta risentendo un po' della preparazione dopo un inizio invece dove sembrava anche più scarico, più brillante fisicamente, oppure insomma c'è il grande dispendio di energie di una rotazione centrocampo che comunque credo farai spesso e volentieri durante l'anno. Beh, allora, Dezzi è arrivato, praticamente lui ha vissuto una preparazione un po' atipica, perché era ovviamente aggregato al Napoli, però era uno di quei giocatori, diciamo il 25esimo, il 26esimo, quindi fatica nel partecipare ad attività con la palla, quindi ha fatto solamente attività di corsa, ma anche mentalmente sai di non essere partecipe di quel progetto, quindi diventa difficile lavorare in quelle condizioni. È arrivato qui da noi, quindi, che non aveva un minuto di partita, nemmeno le partite di allenamento, quindi ci ha messo un po' di tempo. Poi lui è un generosissimo, quindi si sbatte sempre lungo e largo. A Chiavari sono stato io a dargli un turno di riposo perché aveva lavorato tantissimo, quindi aveva fatto veramente tanto in settimana, aveva lavorato benissimo con la Ternana, aveva fatto un'ottima partita. Nell'ultima sfida l'ho tolto solo per un motivo, perché aveva purtroppo c'è avuto una mezza lussazione già nel primo tempo. A fine primo tempo era molto dolorante, ha stretto i denti, insomma ha voluto rientrare a tutti i costi in campo. Ma a quel punto lì, insomma, volendo inserire forze fresche con Acampora, ho tolto lui che era anche molto dolorante. Questa settimana è stato 2 o 3 giorni, praticamente fatto un lavoro differenziato proprio per questo fastidio che si trascinava dietro. Quindi no, apprezzo molto lui, come tanti altri che nonostante qualche fastidio, qualche dolorino così, fanno di tutto per esserci. Questo mi piace molto, segno che oltre all'individualità c'è anche voglia di dare una mano al gruppo sempre e comunque. Nel corso di questo periodo che tu hai visto tutti i giocatori, hai già stabilizzato una serie di coppie nelle varie posizioni, cioè nel senso che a destra, centrocampo, sì, sì. Cioè, questo ce l'ho dall'inizio, cioè, avevo anche un'idea di formazione. Non hai cambiato, qualcuno ti ha fatto cambiare opinione, nel senso che migliorato oppure ha dimostrato altre caratteristiche, quindi questo aspetto. Allora, diciamo che questa idea ce l'ho sempre avuta, è stata rallentata purtroppo dal fatto che, penso agli esterni d'attacco, Nicastro è arrivato da noi il 10 settembre, quindi effettivamente, perché poi è arrivato l'ultimo giorno di mercato, ma disponibile per iniziare il lavoro con la squadra dal 10 settembre grosso modo. Bonaiuto è stato fuori 3 partite, Guberti è stato fuori 3 partite, Drolet non l'ho mai avuto, Zapata è stato fuori 3 partite, gli esterni, quindi sai, hai sempre scelto, ma a volte è stata anche proprio numericamente semplice come scelta, non sono andato alla ricerca di in questa partita, in questa settimana, chi mi ha messo in difficoltà. Oggi ho questa possibilità di cominciare a dire, bene, l'organico come tenuta proprio fisica comincia ad avere le coppie, quindi nelle coppie riesco ad avere i ballottaggi. Prima era anche più semplice, che molte volte non c'erano le coppie, c'era
in quel ruolo ce n'era uno solo, quindi insomma era più semplice la scelta, però ovviamente più condizionata e più condizionante. Anche centrocampo. Certo, ma anche nei cambi, no? Molte volte abbiamo fatto dei cambi non per scelta tecnica, per scelta fisica, perché per esempio a Chiavari non pensavo di dover sostituire alcuni giocatori. Insomma, credevo che la tenuta fosse ovviamente più lunga. Giocavamo di sera, erano giocatori che comunque sì, avevano fatto bene la preparazione, avevano giocato un po' meno, ma 90 minuti, insomma, ragazzi di 20 anni, di 25 anni, cioè, li reggono bene. Invece qualcuno purtroppo ha paventato un momento di difficoltà, allora sono diventati dei cambi purtroppo ecco, più per condizioni fisiche che per scelte tecniche, quindi anche cambiare, mettere una punta in più, un centrocampista in più, un difensore in più, insomma qualsiasi tipo di cambiamento anche tattico è stato sempre o quasi condizionato da un discorso fisico. Oggi cominciamo a star bene e quindi i ballottaggi sono inevitabili e sono contento di poter scegliere. Okay. Grazie. Grazie.